Se non arrivano gli aiuti da parte dello Stato diventa duro. Se il lavoro riprende, bene, se non riprende rischiamo di ricadere nella trappola e quella è una grande paura. Lui è Tonino, siamo a Roma, a due passi dal Colosseo. Da 25 anni gestisce una bottega di prodotti tipici calabresi. La crisi lo sta esponendo alle mire degli usurai. Veniamo da una storia di usura che è durata per molti anni. Dall'usura siamo passati all'estorsione, alle minacce. Da un piccolo prestito di 20.000 euro, ogni sera eravamo costretti a dare dei soldi. A un certo punto non ce l'abbiamo fatta più e mia moglie ha deciso di denunciare, però quei 20.000 euro già ne avevamo restituiti 240.000. Piano piano ne stavamo uscendo fuori, però poi arriva il Covid, a gennaio in poi, crisi totale. Due mesi senza incassare un euro, le spese che rimangono, i rubinetti del credito chiusi. Posso? Sì, prego. Intanto oggi quanti scontrini ha battuto? Oggi abbiamo battuto solo 3 scontrini. Per un totale di? 4,50 euro. Gli affitti intanto si sono accumulati, abbiamo già 4 mesi da pagare, quindi abbiamo sulle spalle già 10.000 euro. Ogni settimana si presentano delle persone, sono dei bengalesi, ma credo associati anche a gruppi di persone italiane. Che cosa le hanno proposto? Hanno proposto un acquisto del negozio. Ma è un negozio che vale 300.000 euro, non può essere venduto a 50.000 euro. E il suo è tutt'altro che un caso isolato. Noi abbiamo registrato in periodo Covid un aumento delle richieste di aiuto di circa il 30%. Il problema è che quell'attività finita in mano alla criminalità organizzata diventerà per il crimine un posto dove riciclare il denaro. Bisogna resistere, però nell'esistenza a un certo punto arriva la disperazione. E sperare che lo Stato cambia strategia, nel senso che questi soldi li dia a fondo perduto, magari anche 5.000, 10.000 euro, ma a fondo perduto. Buongiorno e bentornati al nostro diario del sabato. La crisi economica causata dal lockdown ha messo in ginocchio, lo sapete, molti, moltissimi piccoli imprenditori. Con gli aiuti del governo che spesso restano bloccati per colpa della burocrazia e con le banche che tardano a erogare i prestiti, usura e criminalità hanno gioco facile.